Assessore, se non ricordiamo, non possiamo comprendere, è il titolo del volume con le esperienze dei ragazzi. Sì, abbiamo pensato di trascrivere, di tenere così in originale tutti i pensieri, le domande, gli interrogativi che i ragazzi a novembre 2013 hanno depositato facendo con noi un viaggio attraverso l'Europa, 5 giorni per arrivare a Budapest, poi Cracovia e poi il campo di sterminio di Auschwitz e Auschwitz-Birkenau. Ogni pullman dei tre aveva un quaderno di viaggio e i ragazzi erano invitati a mettere le loro riflessioni. E ci sembra un documento molto molto importante, molto profondo, a volte anche difficile, perché dice le profondità del male, dice l'abisso in cui siamo sprofondati 70 anni fa, e ci dice come, se appunto non facciamo memoria, non teniamo la barra dritta, per quanto riguarda il tema dell'educazione, alla responsabilità dell'educazione, alla civiltà, a sentirsi parte di una comunità, noi rischiamo di ritrovarci con le tante situazioni come nella ex Jugoslavia, ancora campi di sterminio, ancora filo spinato, ancora persecuzioni, violenze sulle donne, sui bambini, perché hanno un'idea diversa, perché respirano una religione diversa, perché pensano cose diverse. È un piccolo patrimonio che lasciamo alla città, 10 anni di viaggi, io ho avuto questa grande fortuna di stare in viaggio con quasi 6.000 ragazzi e di testimoniare quanto profondi sono e quanto chiedono di essere accompagnati a fare esperienze vitali. Devo dire grazie a questi ragazzi, ecco, perché mi hanno dato molto come amministratore, ma anche come uomo e come padre.